Buongiorno, buongiorno. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro buongiorno a lei, invito. In questo telespettatori. speciale nel Corriere della Sera dice, anche se sono bitorzoluti, quando si va a comprare la frutta, no? Anche se non è bella, può essere anche non bella, ma sicuramente è buona. Quindi anche voler avere sempre questa frutta perfetta. E proprio su questo, state facendo una battaglia sul cibo sintetico. Frankenstein Meat, tra l'altro, come dire, la carne di laboratorio, il Consiglio regionale ha preso posizione, volete una legge, ma cos'è questo cibo sintetico? Allora, premettiamo, volevo ringraziare gli amministratori, i sindaci, il Presidente della Regione. Abbiamo avuto un'adesione a questa campagna anche in Toscana che va oltre le più rosee previsioni. Noi pensavamo, ce l'avamo dato l'obiettivo di raccogliere 100.000 firme entro il 24 del mese della settimana scorsa, ne sono state raccolte 240.000, per cui ecco, questo ci dà l'idea dell'attenzione e dell'interesse che questa cosa ha suscitato. Evidentemente noi non siamo contrari alla ricerca, allo sviluppo, al progresso scientifico. Noi abbiamo sottolineato un rischio e abbiamo segnalato questo, appunto, che come dire, una deriva in questo senso anche dell'alimentare può compromettere, può incidere profondamente in modo negativo sul nostro sistema agricolo e sul nostro sistema agroalimentare, che invece hanno dimostrato di essere non solo un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, ma anche la crisi della pandemia ce l'ha dimostrato, un settore strategico per la tenuta anche del paese. Ecco, con questa campagna volevamo sottolineare questo e rilanciare l'importanza dell'agroalimentare italiano così come lo conosciamo. Certo. Allora, i cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio le vite, abbiamo visto a Ischia, ma i cambiamenti climatici, il caldo di questa estate, la troppa pioggia, come sta influendo sull'agricoltura? E poi lo vediamo anche dai prezzi, in cui, insomma, basta andare a fare la spesa, ci sono stati dei rincari veramente notevoli, insomma, diciamo, il carrello della nostra spesa è lievitato. Ah, e noi chiaramente da che mondo è mondo il clima ha sempre influito sull'attività agricola, che è l'attività che essendo sotto il cielo rischia per prima quelle che sono le bizzarrie climatiche. Oggi purtroppo parlare di cambiamento climatico ormai è drammaticamente in atto, per cui ce lo dicono le statistiche, le alte temperature, i lunghi periodi di siccità, per cui occorre un approccio diverso, più ragionato nel gestire le risorse. Mi riferisco soprattutto alla risorsa idrica. Noi non ci possiamo permettere di non saper trattenere meno del 10% dell'acqua che viene giù, per cui da qui la campagna sugli invasi, da qui la campagna ad anche il riguardo consapevole e razionale. Credo dobbiamo cambiare le nostre abitudini e appunto andare e mettere su un percorso virtuoso che tenga conto delle risorse del pianeta e sappiamo utilizzarle senza incidere sul loro capitale. Senta, abbiamo parlato molto della manovra, arriva ora in Parlamento. Per quanto riguarda l'agricoltura, come la giudicate? Ci sono degli interventi? Non ci sono? Dove Ma noi l'abbiamo giudicata in modo positivo perché poi il governo, vediamolo poi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, però la manovra pur perfettibile e migliorabile, però dà dei segnali importanti. Mi riferisco intanto alla conferma dell'esonero dell'IRPEF sui redditi domenicali agrari anche per il 2023. Mi riferisco allo sgravio contributivo per i giovani che si insediano nel prossimo anno. Mi riferisco al fondo anche di 100 milioni, di 25 milioni l'anno per i prossimi 4 anni, proprio dedicati alla sovranità alimentare intesa come tutela del patrimonio agricolo nazionale.
Ripeto, perché il patrimonio agricolo nazionale deve tornare a essere il settore strategico per la tenuta del paese. Quindi questi sono segnali molto positivi. Abbiamo notato anche degli interventi nuovi, per esempio un fondo per la rinaturalizzazione delle aree degradate negli ambiti urbani e periurbani, perché anche lì abbiamo visto negli anni il fiorire di tante aree poi dismesse che sono rimaste poi degradate. Quindi sì, se andiamo anche verso una rinaturalizzazione, una ricoltivazione, facciamo solamente del bene. Teniamo conto appunto che noi, al di là di quanto si dice che non la facciamo a produrre per il fabbisogno, intanto produciamo, rimettiamo a coltura tutti i terreni abbandonati e poi vediamo. Si avvicina a Natale, la produzione di stelle di Natale, tra l'altro la Versilia è proprio il principale polo produttivo. Ha aiutato il freddo che è arrivato più tardi, perché anche lì il caro energia si fa sentire. Le troveremo a Sì, prezzi. le stelle di Natale sono un'eccellenza della Toscana. Noi negli anni scorsi abbiamo fatto un'iniziativa, l'abbiamo regalate agli infermieri negli ospedali toscani a sottolineare l'impegno degli anni drammatici della pandemia. E sì, no, il clima mite fino almeno a questi giorni sicuramente ha aiutato, perché il caro energia, anche se dobbiamo dirlo, il gasolio agricolo gode di accise privilegiate, comunque è comunque raddoppiato o addirittura quasi triplicato in un anno anche quello, per cui i costi di produzione anche per le stelle di Natale erano lievitati, tanto che in luglio-agosto c'era anche un'ipotesi molto nefasta di vedere azzerata la produzione. Fortunatamente così non è stato, è possibile che qualche rincaro ci sia. Sull'agricoltura di precisione c'è un bando da 8,2 milioni, quindi anche questo è un altro, diciamo, progetto per intervenire proprio anche in agricoltura. Sì, l'agricoltura di precisione sempre più sta prendendo campo anche nella nostra regione. È una risposta, se vogliamo, anche al ragionamento che facevamo prima, cioè l'agricoltura di precisione vuol dire intervenire in modo più razionale con le concimazioni, con l'irrigazione, avere una coscienza più scientifica, precisa di quelli che sono i nostri terreni e dei bisogni che questi hanno. Per cui ecco, in questo caso la tecnologia, la scienza è al servizio non solo, anche nel nostro lavoro, e chiaramente tende a performare al meglio le nostre prestazioni. La pandemia ha cambiato anche il desiderio di tornare a fare agricoltura. I giovani, come insomma, fare l'agricoltore è un lavoro faticoso, molto bello, stai a contatto con la natura. Ha cambiato qualcosa nelle tendenze in questa professione? Ma guardi, la tendenza dei giovani al ritorno all'agricoltura c'era già pre-pandemia. Poi si è parlato molto di questo atteggiamento. Chi diceva sì, ma perché ci sono fondi europei che incentivano, questo è vero, che i giovani sono incentivati però noi crediamo che ci sia una sensibilità da parte di una parte del mondo giovanile, che appunto non vede tanto nell'agricoltura un settore dai facili guadagni perché non ci sono, ma un settore dove c'è uno stile di vita, una realizzazione anche professionale diversa, magari molto più che si fa molto di più con incontrano i loro desideri e i loro principi. Ecco, perché su questo questo è un aspetto che va sottolineato. Noi vediamo, ci cioè abbiamo esempi e casi di giovani che hanno riscoperto antiche coltivazioni, hanno valorizzato le produzioni di famiglia, magari andando a riscoprire anche antichi mestieri, anche tipo artigianali e quant'altro. Abbiamo giovani nella viticoltura, nell'olivicoltura, per cui ecco, al di là, ripeto, dell'aspetto economico, che comunque va tenuto presente, perché trattandosi di attività, se non sono remunerative, se non sono sostenibili dal punto di vista economico, non stanno in piedi, però c'è tutto quello che dicevo prima, una qualità della vita e una appunto desideri che si realizzano, che incide molto.
Ecco, proprio in questo momento in cui abbiamo detto che i prezzi sono lievitati, il carrello si fa sentire, la filiera corta può essere davvero la scommessa vincente. La filiera corta ha avuto un grande, in questo ormai si parla di filiera corta da oltre 10 anni, ha avuto un grande merito, quello di riavvicinare il cittadino consumatore al produttore. Cioè noi con la filiera corta non abbiamo inventato nulla di nuovo, abbiamo riscoperto quello che era una tradizione fino a un po' di anni fa, fino a quando poi non è nata la grande distribuzione. Per cui il confronto fra il consumatore e il cittadino consumatore e il produttore ha portato anche a riscoprire la stagionalità dei prodotti, a andare a consumare un cibo che fosse in linea con le stagioni, quindi a combattere lo spreco, perché noi non ci dimentichiamo che lo spreco alimentare ancora nel nostro paese è una piaga molto molto importante. Per cui anche sui prezzi c'è una risposta, anche se non è detto che la filiera corta poi porti a un risparmio, perché noi andiamo a comprare prodotti freschi, prodotti di una certa qualità, per cui magari si pagano anche qualcosa in più rispetto agli stessi o simili trovati in grande distribuzione. Però i vantaggi anche sulla durata del prodotto sono notevoli, per cui poi alla fine si risparmia anche. Certo. Allora, grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Solo un'ultimissima domanda. L'olio ora, cioè l'olio nuovo, diciamo, la produzione è stata buona nella qualità, un po' meno nella quantità. Quanto deve costare un buon olio al litro per capire anche come orientarsi? Ma ecco, diciamo che un buon olio IGP toscano, quindi un olio prodotto nella nostra regione, diciamo che una bottiglia da mezzo litro non può costare meno di 10-12 euro per arrivare a 15-16 per la 7,50. Però anche qui è un prodotto che è una bottiglia che in casa in una famiglia dura per tanti giorni, per cui il costo medio pro capita al giorno sono poche 10 centesimi, sono qualche euro. Insomma, benissimo. Quindi ecco, l'invito è comprare olio IGP toscano, comprare olio nelle nostre colline. Certo, è importantissimo anche perché insomma ha tante proprietà, insomma, ed è nelle nostre tavole non può mancare. Grazie, grazie. E noi andiamo avanti con la nostra rassegna. Buongiorno. Buongiorno anche a lei, buona giornata. Andiamo avanti e andiamo sulle edizioni locali. Partiamo dalla edizione locale della Nazione.